Allora, torniamo con un nuovo segmento e apriamo una finestra su Mazzarrone. È da diverse settimane che non ce ne occupiamo. Benvenuto al vice sindaco Enzo Amato e all'assessore alle finanze Pina Buonavicino. Buonasera, grazie di essere qui con noi. Mazzarrone sta vivendo un momento notevolmente dinamico dal punto di vista politico-amministrativo. Lo scorso 5 novembre c'è stato un consiglio comunale dove non è stato approvato il bilancio previsionale 2014. Viene da ridere pensare che siamo alla fine del 2014, parlare di previsionale. Vabbè, che era più giusto fare un assestamento di bilancio forse, no? Però è andata così. Chi comincia? Facciamo l'analisi politica e la affidiamo al vice sindaco, seppur assessore, poi tecnicamente passiamo con l'assessore Buonavicino, assessore delle finanze. Che sta succedendo, vice sindaco Amato? Sta succedendo, insomma, quello che ormai è risaputo Ah, da ecco, il qualche passo mese. indietro che bisogna fare è che qualche mese fa, sì, Ad adesso aprile, ad aprile scorso, ecco, il sì. sindaco Enzo Giannone revocò due deleghe assessoriali agli assessori Cusumano e l'assessore Picarella. Questa storia l'abbiamo seguita anche perché qui sono stati presenti sia Picarella che Cusumano, dissero le loro ragioni in una forma più o meno velata di politichese, ma non c'era niente di politichese perché era molto, molto, molto evidente. Quindi questo uscì fuori, poi passarono all'opposizione. Loro non erano consiglieri comunali, mi No, ricordo, no? no, solo Però assessore. ecco, questo contribuì a spaccare la maggioranza che fin a quel punto aveva sostenuto ed era stato eletto con la sindacatura di Enzo Giannone. Quindi anche il Presidente del Consiglio, nella persona di Gianni Spata, assunse posizione avversa. Tutta una serie di querelle proprio di politica. Ecco, dell'assetto e della maggioranza che aveva portato a questa vittoria, ha spaccato un po'. L'opposizione di centrosinistra ovviamente si è trovato ad appoggiare, o viceversa, non so bene qual è la posizione, se il gruppo di centrosinistra appoggia e cavalca l'opposizione interna del centrodestra, di questo gruppo di centrodestra, o se, ma mi sembra decisamente questa posizione, o se, ma come ipotesi la lasciamo plausibile, il gruppo che è uscito dalla maggioranza che sostiene il sindaco Giannone appoggia l'opposizione del centrodestra, che fino a quel momento era stata una opposizione limitata perché i numeri ovviamente erano schiaccianti in Consiglio Comunale. Ora si sono, quindi c'è il centrosinistra votato per fare l'opposizione che ha imbarcato l'opposizione, o meglio, il mal di pancia dell'opposizione uscita fuori dal centrodestra. Così mi pare che l'ho plastificata, perché non è pensabile che questa. Quanti sono i consiglieri comunali? 5, 5, 5, 5, 5. Quindi il sindaco Giannone aveva una maggioranza di 10 consiglieri comunali, 5 erano di centrosinistra e facevano l'opposizione. Quei 10 di consiglieri comunali che aveva come sostegno alla sua elezione si sono spaccati, 5 e 5. 5 sono rimasti fedelmente al mandato elettorale che li ha dati come maggioranza del sindaco Giannone. Gli altri 5, con la revoca delle deleghe a questi due assessori, sono passati all'opposizione. Quindi condividono l'opposizione del Si centrosinistra. condividono entrambi. Io ho cercato di. Tu fai fare il mio lavoro, io non sto Assolutamente. parlando di Caltagirone, sto parlando di Mazzarrone, quindi Sicuramente. cerco di essere un po' più asettico possibile. Certo. Allora, Enzo Amato, che è Sì, ha successo? fatto bene un discorso. Partiamo, insomma, bisogna dire come si arriva al fatto che il sindaco Revoca abbia le deleghe. revocato due assessori. Già da qualche mese il sindaco aveva più volte ci aveva chiamati, insomma, a essere più tranquilli. Il mercoledì prima, perché le revoche sono state il lunedì, il mercoledì il sindaco ci chiama,
ad una riunione nella sua stanza tutti gli assessori in presenza anche del presidente del Consiglio Spada, il quale ci dice che la misura era colma, bisognava avere più rispetto nei suoi confronti, bisognava stare più attenti nella dialettica e negli impegni che gli assessori mano a mano assumevano. E, insomma, siamo stati tre ore insieme nella stanza per cercare insomma, di chiarire che alcune posizioni prese dagli assessori erano molto avanti rispetto alle idee, al pensiero e al programma che avevamo assunto con i nostri cittadini. E questo è successo il mercoledì, questa riunione, usciamo insieme tranquilli, pare che si doveva cambiare strada, prendere altre strade, e invece già il venerdì sera pare che si iniziano le riunioni, questo gruppo che poi adesso si chiama gruppo Bene Comune, Bene Comune. Il lunedì sera appunto. All'epoca si chiamava Gruppo Cavallo, però. Sì, inizia come Gruppo Cavallo, perché poi il nome di uno dei consiglieri in consiglio comunale. Non lo conosco, però mi hanno spiegato sì. Che così. E si iniziano appunto queste riunioni, tra l'altro una riunione fatta la lunedì sera a casa di uno dei consiglieri che fanno riferimento appunto oramai a questo gruppo Bene Comune. Il sindaco, tra l'altro, lo viene a sapere, ma chiama l'assessore, uno degli assessori, per dire cosa state facendo in mia assenza, è giusto che io insomma, debbo essere messo a conoscenza, e poi tu sei un mio assessore delegato, quindi penso che non sia giusto che tu partecipi a questa riunione, io direi quasi a modo carbonare, perché non si fanno all'insaputa. Da qui nasce un poco di malcontento da parte del sindaco, e il sindaco arriva alla revoca di questi due assessori, e da qui nasce il problema politico, amministrativo di Mazzarrone. Sappiamo tutti come sono andate le cose, i gruppi si spaccano, sono 5-5-5, e arriva ad un certo punto l'opposizione, il gruppo di Progetto Mazzarrone, penso che si trovi quasi in campagna elettorale appoggiando le iniziative del gruppo Spada, del gruppo Bene Comune di Mazzarrone, e iniziano ad appoggiare alcune iniziative che vengono appunto dall'altro gruppo, fanno insieme a Comunella, e si inizia a tagliare le tariffe, si inizia a creare problemi che nascono dall'odio e dal rancore. Io ho sempre detto che le querelle politiche, insomma personali, dovevamo lasciare interne all'organizzazione politica che avevamo, e invece per quanto riguarda i servizi, per quanto riguarda l'amministrazione, bisognava continuare a garantire ai nostri concittadini i servizi e l'efficienza amministrativa che avevamo sino lì sempre avuto. Questo non è stato possibile perché ha prevalso l'odio, il rancore e la rabbia, e lo hanno manifestato creando tutti questi problemi in consiglio comunale, dicendo che il sindaco si deve dimettere, che il sindaco non deve più amministrare. Ma io ricordo che il sindaco Giannone è stato eletto con una larga maggioranza, è stato eletto da una legge elettorale, con una legge elettorale che il sindaco viene eletto democraticamente e direttamente dal popolo, andè che il sindaco Giannone ha avuto 1800 preferenze personali. Non c'è una legge che dice che il sindaco, perduta la maggioranza in consiglio comunale, si debba dimettere, ma ci può essere la mozione di sfiducia, ma bisogna verificare. La mozione di sfiducia, sì, ci hanno tentato, ma non è passata. Addirittura quindi c'è stata la mozione di sfiducia? Sì, sì, l'hanno firmato solo in 4 consiglieri del progetto Mazzarrone, nemmeno in 5, perché pare che uno non fosse presente. E quindi I 5 che il progetto Mazzarrone è di centrodestra, che ha eletto. No, il progetto Mazzarrone fanno riferimento a una lista di sinistra. Di sinistra, sì. E quindi nemmeno loro sono riusciti ad essere compatti nella presentazione di questa mozione di sfiducia al sindaco. Quindi il sindaco va avanti, il sindaco deve garantire insomma, ciò che può garantire attraverso appunto il bilancio che avevamo in dodicesima, fino a che siamo stati nella forma di gestione provvisoria del bilancio, in esercizio provvisorio del bilancio. Noi abbiamo utilizzato appunto in dodicesima le risorse che avevamo, e quindi siamo riusciti ad amministrare bene, ad garantire ai nostri concittadini tutti i servizi utili e necessari per dare appunto continuità amministrativa. Dal momento in cui poi si inizia col problema sempre dei pendolari, perché non avendo poi approvato le tariffe
a settembre, quindi iniziamo ad avere problemi, ecco, passiamo da un esercizio provvisorio alla gestione provvisoria dei conti, incominciano a venire i pareri negativi da parte del ragioniere, quindi contabile del, certo, del comune, e anche del revisore dei conti, e qui iniziano i problemi a poter affidare poi i servizi, uno tra tutti ad esempio quello che in questo momento magari è il più importante che affligge le città, il discorso dei pendolari, quindi gli studenti che vanno fuori e che fino ad ora hanno pagato di tasca il servizio, quindi il Comune non può garantire questo servizio fino a quando non ci sarà un bilancio che consenta al sindaco di poter espletare quindi la delibera e dare l'incarico per, certo, per fare questo. Quindi questi problemi politico-amministrativi che purtroppo si sono creati nella nostra città di Mazzarrone e che speriamo, insomma, che adesso giorno 5 si doveva approvare il bilancio. Ecco, cosa è successo? Il bilancio... Giorno 5 si aspettava, insomma, che venisse approvato il bilancio, ma giorno 5 mattina solo il gruppo Bene Comune ha presentato un maxi emendamento, ma secondo me l'hanno fatto più per prendere tempo, per interrompere il tempo, quindi hanno presentato un maxi emendamento dove insomma il ragioniere prende qualche giorno di tempo per capire se era possibile, ma mi pare che insomma si taglia di tutto e di più, e quindi bisogna organizzarsi meglio per capire laddove è possibile tagliare e quindi trovare le risorse per garantire un bilancio che sia in equilibrio, ma la cosa anche molto importante è garantire il rispetto del patto di stabilità, certo, che oggi è molto difficile. Quindi da qui nasce tutta una serie di problematiche che speriamo, insomma, che da lunedì è già stato fissato un incontro con i capigruppo per un tavolo tecnico, ovviamente, per cercare di capire da dove reperire, diciamo, si trova la quadra e cercare di reperire le risorse che possano poi consentire, appunto, magari di far risparmiare i cittadini, perché quando si sono messi insieme loro dicono, almeno la scusante, diciamo, il concetto che è venuto fuori è questo qua, dove si dice si deve tagliare le tasse perché bisogna far risparmiare i cittadini, ma noi siamo sempre stati d'accordo nel fare risparmiare i cittadini, ma di questi tempi fare risparmiare i cittadini mi pare che non è che sia così facile, anche perché da parte della Regione e da parte dello Stato abbiamo sempre tagli ai trasferimenti regionali e statali, quindi non riusciamo a garantire i servizi alla nostra città se non attraverso il pagamento dei tributi e delle tasse locali. Stiamo cercando tra l'altro di incassare più che è possibile fare, cioè attraverso esempio il canone idrico che purtroppo tante famiglie con grosse difficoltà riescono a pagare, altre magari avendo altre difficoltà magari sono un po' in ritardo, ma stiamo cercando, mettendoli insomma nelle condizioni di poterlo fare, di garantire il pagamento del canone idrico, anche perché il comune, per poter portare l'acqua dai pozzi che, certo, esistono a Magione e a Mazzarrone, ha dei costi di energia elettrica, di personale, anche compriamo acqua dall'acquedotto siciliano dall'EAS, e quindi anche lì dobbiamo pagare noi le bollette che ci vengono dall'ente acquedotto siciliano. Quindi diciamo l'esame del bilancio con questo maxi emendamento predisposto dalla ex maggioranza prende il via lunedì prossimo, diciamo, giusto? Sì. Pina, sì, buona vicina assessore alle finanze. Sì, lunedì prossimo ci sarà appunto questo tavolo tecnico insieme ai capigruppo Cavallo, Saraceno e Scribano, e insieme al Presidente del Consiglio, il Revisore dei Conti, il Regioniere, il Sindaco e gli Assessori. Questo è maxi emendamento così, visto dall'Assessore alle Finanze? Beh, io l'ho visto. È plausibile, è fattibile, è recepibile? Non è recepibile, perché sono stati tagliati tutti i servizi. Io mi rivolgo soprattutto ai servizi sociali, l'assistenza igienico-personale di alcuni bambini che noi vanno a scuola e li assistiamo appunto con questa assistenza igienico-personale, e quindi tutti questi fondi che sono stati tagliati sono, come si dice, il sangue che dà vita a questi a quella parte della città che ha meno possibilità, e che vanno più di tutti tutelati, diciamo. Sì, abbiamo interrotto l'assistenza abitativa agli anziani, l'assistenza domiciliare è stata l'abbiamo già interrotta da un mese e più,
L'assistenza igienico personale per questi bambini, che di solito inizia il 1° ottobre, non è stata possibile, quindi i bambini sono a casa e quindi lei capisce il disagio per le famiglie e nello stesso tempo noi che ci mettiamo la faccia, perché a Mazzarrone tu sei in prima persona, ti impegni nel fare le cose. E quindi tutti questi servizi che stanno mancando e vengono a mancare creano un disagio, ma cosa ancora più grave è che poi strumentalizzano il fatto che alcune delibere si fanno e altre no. Noi abbiamo fatto delibere nel mese di settembre, perché sono delibere di intervento sociale a favore di minori, e al Consiglio Comunale è uscito fuori che, siccome abbiamo fatto questa delibera, potevamo fare anche quella del trasporto. Questa è una delibera dove noi diamo l'assistenza a dei ragazzi che sono in una casa famiglia, e quindi con decreto del Tribunale che li dobbiamo assistere perché sono in tutela dei servizi sociali, e quindi cioè, strumentalizzare quello che è possibile fare e quello che non è possibile fare. Quindi in tutta questa confusione, in tutto questo, in tutto questo meccanismo, la gente si trova confusa, spiazzata, perché da un lato crede che noi potevamo fare la delibera del trasporto, dall'altro lato pensa che la responsabilità è del sindaco e degli assessori. Io in un consiglio comunale ho detto e ribadito che siamo tutti colpevoli, ma siamo anche tutti responsabili, perché questa situazione è dal 30 aprile, da quando si è verificata. Noi già lo pensavamo che avrebbe portato a dei seri problemi, e ci siamo attivati, il sindaco e noi come giunta ci siamo attivati nel cercare di aprire un dialogo, di avere un dialogo con le forze, diciamo, opposte. E tanto è che il 9 maggio, il 14, il 16 e il 21 il sindaco ha convocato questo tavolo tecnico, invitando i capigruppi di Progetto Mazzarrone, di Bene Comune e Lista Giannone per discutere del bilancio. Il gruppo Bene Comune non si è presentato, ha mandato una lettera al vicepresidente del Consiglio dicendo che del gruppo Spada, facendo riferimento al gruppo Spada, e non si è presentato perché non c'era il presidente del Consiglio. Quando oggi poi lui è stato lui a presentare il maxi emendamento, quindi doveva venire a difendere. Ecco, doveva venire perlomeno a difendere, però se non c'è il padrone, il non si muove, quindi non voglio. Il padrone, una brutta parola. Il leader. Il leader, diciamo, ecco, non si muove nessuno, quindi questo ci ha lasciato un po' spiazzati. E quindi lunedì praticamente avrete ancora. Ora, lunedì ci sarà convocato questo tavolo tecnico. Io spero che, sono propensa e positiva, perché non dobbiamo avere. Il nostro obiettivo è comune, quello di dare i servizi alla cittadinanza, e farlo mettendo da parte i nostri rancori e i nostri risentimenti personale. Spero che lunedì questo tavolo possa portare a qualcosa di concreto, perché il concreto è l'approvazione del bilancio, per poter fare tutte queste delibere che sono propedeutiche ai servizi per i cittadini. Mi auguro che vada bene e che si possa lavorare, ma naturalmente non possiamo tener conto del fatto che in alcuni servizi sono indispensabili. Certo. Quindi faccio un esempio: per l'assistenza igienico personale avevamo previsto 15.000 euro, perché è la somma che per i 9 mesi occorre per mantenere questo servizio, l'hanno portata a 5.000 euro. Quindi cioè, noi abbiamo il dovere come assessori di programmare. Nella programmazione naturalmente teniamo conto delle somme che sono necessarie, certo, al sostentamento di quel servizio, e quindi quel servizio si può mantenere solo se le somme sono disponibili ed eque. Quindi spero che vada tutto. Spero di essere. Sono positivo. Credo che tutto sommato poi a un certo punto la corda può essere tirata, ma si potrebbe anche rompere. Certo, dire, no? Sì. Ma non solo, non voglio pensare che ci siano consiglieri che pur di raggiungere obiettivi di carattere politico possano creare
nocumento praticamente ai cittadini, creare quindi difficoltà ai cittadini per l'erogazione dei servizi. Poi il Consiglio, a mio avviso, dovrà trovare la quadra, perché se per caso dovesse bocciare il bilancio, potrebbe essere commissariato. E a questo punto Giannone si conclude i suoi 4-5 anni e il Consiglio va a casa, diciamo, perché poi di questo si tratta. Ma credo che la responsabilità politica di ognuno sa perfettamente qual è il quadretto, quindi non si può giocare col fuoco perché ci si brucia, diciamo, ecco, quindi questo credo che sia, così lo dico dall'esterno. Questo. Le dialettiche politiche ci stanno tutte, però poi la politica è bella perché è servizio, perché se ne parla, perché una sintesi bisogna sempre trovarla, quindi questo è il problema. Che dice Vice Sindaco? No, io penso che deve essere così, perché questo poi alla fine serve alla città, serve ai nostri giovani, perché devono andare a scuola, perché dobbiamo garantire appunto lo studio ai nostri ragazzi, garantire i servizi. Significa creare disagio a tante famiglie che stanno pagando, certo, in un momento come questo, praticamente le rette anche per i trasporti dei pullman. Solo quelli esterni, i pullman che portano i nostri figli a Caltagirone, a Ragusa, a Comiso, a Chiaramonte, certo, Gulfi, ma anche per i servizi che diamo di scuola bus all'interno, perché io leggevo ad esempio nel maxi emendamento che tagliano molte delle risorse, ad esempio per il carburante, tagliano le risorse per le assicurazioni, si taglia un po' di tutto, e così non si può garantire il servizio e i servizi ai nostri concittadini solo per beghe personali, che secondo me adesso ci mettono e tirano dentro anche i nostri, certo, concittadini. Secondo me non è giusto, i concittadini, la gente, l'elettore non vota il consigliere per essere appunto, ecco, l'amministrazione deve essere messa nella condizione di amministrare, di garantire il minimo. Non voglio dire che adesso loro devono fare, per carità, il consiglio è sovrano, quindi su alcune scelte e sulle scelte di bilancio. Ma per quanto il consiglio può essere sovrano, deve confrontarsi con gli uffici, con la burocrazia. Certamente, cioè i dirigenti, i funzionari devono dire se sono ricevibili, certo, i suggerimenti che sono stati proposti. Addirittura adesso si dice in consiglio comunale che la burocrazia, è giusto che faccia la burocrazia e faccia la sua parte, ma la politica la fa da padrona. Se si vuole, si può addirittura adottare una delibera che è fuori legge, che è contro il parere del revisore o contro il parere del ragioniere capo, del dirigente di ragioneria. Il sindaco può fare una delibera e assumersi la responsabilità. L'altra sparata che è venuta fuori. Queste sono cose che comunale possono succedere soltanto a Caltagirone, non a Mazzarrone. No, io spero che non debbano succedere da nessuna parte, perché veramente diamo un cattivo esempio. Ma certo, viene dai a vedere i consigli comunali, facciamo queste sceneggiate. Addirittura il presidente l'altra sera dice: no, va bene, i soldi per il trasporto dei pendolari è già stato previsto nell'emendamento, quindi il sindaco stasera può fare serenamente la delibera per assicurare i no, queste cose, voglio dire, lascia il tempo che trovo. Li può sentire e capire in un certo modo chi magari ha interesse a capirli nel modo che gli fa comodo capire. Quindi voglio dire, mettiamoci attorno a un tavolo per il bene della nostra città, se lo vogliamo fare. Non c'è una legge che dice che il sindaco deve andarsene a casa. Poi secondo me, quando qualcuno dice bisogna che il sindaco o l'amministrazione si dimetta, creeremo altro disagio, altri problemi ai nostri concittadini in un momento così difficile. C'è e così delegato della mozione di sindaco, quindi andremo a dare queste cose. Tra l'altro, guarda, parliamo anche di cose concrete. Noi lunedì iniziamo con i cantieri di servizio, siamo stati tra i primi comuni ad assegnare questi cantieri, questo servizio a tanta gente che da lunedì andrà, insomma, a guadagnarsi qualcosa mettendosi a disposizione della comunità. Saranno impiegati alcuni nell'ufficio tecnico per quanto riguarda i lavori che faremo nella nostra strada, quindi delle pulizie, altri nel servizio amministrativo, quindi a garanzia di ordine e di pulizia del nostro comune, ovviamente dando e garantendo loro un po' di sostentamento. E quindi l'abbiamo fatto, il comune è efficiente, ci stiamo adoperando per ottimizzare, efficientare ad esempio la pubblica illuminazione. Per questa sera ho avuto una riunione con l'ingegnere Navata, che è il nostro esperto in materia energetica. No, noi ci siamo, stiamo lavorando, il che se ne dica, magari qualcuno adesso ci vuole mettere in cattiva luce, ma la storia degli amministratori che in questo momento amministrano Mazzarrone la sanno, la conoscono tutta. Noi siamo persone
serie, persone per bene, che sicuramente non vogliamo vivere di politica, ma siamo prestati alla politica. Se magari qualcuno vuole vivere di politica, al contrario di quello che fanno in questo momento gli amministratori, avrà tempo per poterlo fare, per potersi organizzare a farlo alle prossime elezioni, che saranno fra 2 anni e mezzo. E quindi in questo momento non creiamo ulteriori problemi e disagi alla nostra città. Tra l'altro lo dico l'altra sera con una forma ironica per smorzare un po' i toni, il consigliere nonché anche assessore all'agricoltura Salvatore Cassis ha detto: ma almeno qualcosa di positivo quest'anno a Mazzarrone c'è, un buon raccolto, perché quest'anno Mazzarrone vive un momento, insomma, di tranquillità, di serenità economica, sì. E quindi questa è una cosa importante. Qualcuno speculandoci sopra, cambiando la frase, ha tentato di infancare il nome di un assessore, di una persona, di un professionista, di un produttore, ecco, che a Mazzarrone ne fa la differenza rispetto a qualcun altro. Quindi non è giusto fare queste cose. Mazzarrone ha bisogno, come tutte le comunità amministrate, di serenità, di tranquillità, ma soprattutto dobbiamo garantire il minimo, almeno, che possiamo fare i servizi ai cittadini che pagano con tanti sacrifici le tasse e i tributi locali. Peccato questo momento così, in un momento di grande difficoltà come quello che si sta vivendo, far pagare ai cittadini la mancanza dei servizi, che è una cittadina esempio, al di là di chi l'ha amministrata. Io la conosco amministrata da gente della sinistra e anche da gente di destra, sempre amministrata. Ma, queste cose è la prima volta che li ascolto da 20 anni e più. Su Mazzarrone ci dispiace perché chi paga il conto, appunto, sono i pendolari, sono i servizi sociali, che credo che siano cose importanti oggi come oggi, per i momenti che stiamo passando, che invece i comuni, fortunatamente Mazzarrone è riuscito sempre a garantire questo minimum di servizi, diciamo, per una dignità, diciamo, a dimostrazione della serietà e del senso. No, ma voglio dire, la dialettica politica, Enzo, ci sta benissimo, infatti. Però il problema è che non si può tirare la corda sui servizi. Sicuramente. Su quello che se la politica investe e si ripercuote sulla cittadinanza, sui cittadini, là finisce la politica. Certo. La politica è la ricerca del bene comune. Del bene comune. Non del bene individuale, del bene comune. Questo è, scusate se mi permetto questa iosa, però. Prego, Enzo, scusa. No, io sono d'accordissimo su quello che dici, perché è così, è giusto che sia così, quindi non possiamo, ripeto, trascinare nella dialettica politica. La politica corre, la politica cambia giornalmente. Ma quando c'è il bene della città. Quindi non possiamo trascinare. Una cosa che, ripeto, io l'altra sera ho detto anche in Consiglio Comunale, ad esempio gli amici di Progetto Mazzarrone non avevano mai, come so dire, votato un bilancio, perché hanno sempre detto che quando si tratta di bilanci, il bilancio se lo deve approvare chi amministra, la maggioranza, e ritengo che sia una cosa giusta. Invece in quel momento, presi dalla foga, ripeto, secondo me politica e quasi elettorale, si sono fusi a questa iniziativa e hanno votato per il taglio, appunto, delle tariffe, sapendo a priori che tagliando le tariffe non era possibile, in un bilancio così esiguo, così, ecco, dare servizi e reperire soprattutto le somme che possono consentire di avere un bilancio in equilibrio. E addirittura ci hanno detto che poi magari in fase di stesura del bilancio, in fase di organizzare, appunto, si sarebbero messi a disposizione per dare a noi consigli come fare per cercare di far risparmiare i cittadini. E io questo gli ribadisco: se voi avete alla fine come risolvere il problema, avete la soluzione o la risoluzione dei problemi, ditelo, portate un emendamento. Invece non hanno fatto nessun emendamento, perché l'unico emendamento l'ha fatto, appunto, il Presidente del Consiglio con questo maxi emendamento, ripeto, per interrompere sicuramente i termini e dare la possibilità a tutti di sedersi attorno a un tavolo. Se è così, ben venga, noi siamo per portare avanti le iniziative che servono ai giovani, alla nostra città, e quindi ci saremo noi lunedì
per cercare di trovare la quadra. Quindi il tavolo tecnico è stato predisposto per lunedì, sì. E si protrarrà per tutta la settimana, mi è parso di capire. Penso di sì, perché non credo che in un giorno... No, decisamente non penso. No, sicuramente si protrarrà per diversi ci giorni. Ci sarà questo confronto serrato per poi approdare in consiglio comunale. Certo. Con un ma là deve prevalere il buonsenso, perché speriamo, se il consiglio non approva può essere commissariato il consiglio comunale. Questo è... Se credo che sia non così. Approva, si assumeranno loro le loro responsabilità. Noi ovviamente tenderemo di fare del tutto per cercare di riuscire. La sintesi ci sarà tra persone ragionevoli che hanno a cuore il bene collettivo e il bene della città, quindi credo che su questo non ci siano problemi. Preoccupata l'assessore Buonavicino? Sì, perché ora le scuole, quindi penso io ai riscaldamenti, i soldi per le scuole hanno lasciato solo 2.000 euro di contributo in questo maxi emendamento, quindi con 2.000 euro di contributo naturalmente hanno tagliato tutti i carburanti, cioè avremo seri problemi. Siccome sono anche assessore alla pubblica istruzione, quindi mi sento... per così dire responsabile in quanto non certo. riuscire a garantire i servizi primari e indispensabili mi fa star male. Velocissimi. Sì. Va bene, cambiamo argomento velocissimamente. Questa tornata, questo maltempo ha influito su Mazzarrone? Grazie a Dio ancora no, ci ha sempre sfiorati. E abbiamo avuto un po' di danni quando è venuta la prima pioggia nel mese di ottobre, ha fatto qualche danno nei teli che coprono la nostra uva, qualche insomma, partita di uva si è bagnata, ma procurando non troppi danni rispetto a quello che magari poteva realmente. Sì, molto contento. Quest'anno per Mazzarrone è un buon raccolto. Io parlo sempre di fiducia perché avere le risorse non solo per vivere ma per affrontare il nuovo raccolto per Mazzarrone è una cosa molto molto importante. Poi è una filiera che conosciamo tutti dal lavoro non solo a Mazzarrone ma a tutti i paesi vicini limitrofi, e quindi veramente una boccata d'ossigeno che i nostri produttori se la meritano tutti, quindi su questo non siamo veramente tranquilli, ecco. Va bene, chiudiamo questo spazio su Mazzarrone nella speranza di risolvere, di vedere risolti i problemi che assillano in questo momento la città di Mazzarrone, quindi i pendolari, quindi chi usufruisce dei servizi sociali da parte della pubblica amministrazione e tutti gli altri servizi che consentono di fare una normale gestione amministrativa della città di Mazzarrone. Avremo anche da affrontare un altro problema molto importante, il processo di stabilizzazione sempre dei precari, perché è molto importante, quindi avere un bilancio che sia in equilibrio e il rispetto soprattutto del patto di stabilità ci consente di dare continuità alla delibera di assunzione che abbiamo fatto per i 3 anni e quindi di iniziare anche dentro l'anno un processo di stabilizzazione in virtù delle risorse economiche, degli spazi economico-finanziari che ci sono a disposizione, quindi noi già la delibera abbiamo quasi pronta, la dovremmo adottare. Sono convinto che il buon senso prevarrà, sicuramente. Prevarrà nell'interesse della città. Ci andrebbero di mezzo tante famiglie che non lo meritano e quindi... Va bene. In bocca al lupo, buon lavoro, grazie all'assessore Pino Buonavicino, assessore alle finanze, grazie a Enzo Amato, vice sindaco, e ci salutate il sindaco naturalmente. Sicuramente. Va bene, grazie. Grazie a lei. Pausa pubblicitaria, ci vediamo subito dopo.